deve risolvere da solo. Se è vero che nel nostro tempo la comunicazione è importante, allora mettersi in relazione con gli altri, farsi conoscere, raccontare che cosa facciamo, diventa una necessità. Ecco perché RAI e Corecom hanno deciso di dar spazio in TV e in radio a quanti, associazioni, terzo settore, onlus, scuole, gruppi sportivi, volontariato, vogliono farsi conoscere meglio. In altre parole, questa iniziativa vuole andare a scovare tutto quel mondo di persone, di associazioni che operano nel silenzio, non hanno la ribalta dei grandi media. Ecco, noi ci rivolgiamo a loro perché possano raccontarsi, possono dire quello che fanno, il loro impegno, e questo credo una parte importante del nostro essere insieme a queste associazioni. Una grande opportunità che il servizio pubblico radiotelevisivo e l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni mettono a disposizione di quanti chiedono di raccontare quello che fanno e come lo fanno. Partecipare è molto semplice. Sul sito del Corecom è online il bando con tutte le modalità per fare domanda e accedere a questa nuova occasione. ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, è un'associazione laica di volontariato che nasce dalla Società di Mutuo Soccorso nel lontano 1904. Nella sua storia è sempre cresciuta e oggi è la più grande associazione del volontariato laico sul territorio nazionale. Le sue attività si sono diversificate nel tempo, dal sociale al sanitario, alle adozioni e a quant'altro è riferito all'attività, diciamo, di solidarietà nei confronti della cittadinanza. La formazione è uno dei settori principali più importanti per ANPAS Piemonte. ANPAS Piemonte conta al suo interno circa 9.000 volontari. Questi 9.000 volontari sono cittadini che quotidianamente, giornalmente, prestano servizio all'interno delle nostre pubbliche assistenze. Prestano servizio gratuitamente e impiegando il loro tempo libero. Oltretutto si prestano a un corso professionale che viene riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte. Tra gli argomenti trattati del corso abbiamo la rianimazione cardiopolmonare, la gestione del trauma e l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Molti di loro si prestano comunque a svolgere dei corsi anche per imparare a guidare i mezzi delle nostre pubbliche assistenze. Al termine del corso sono in grado di poter trattare le emergenze e i bisogni del cittadino. La protezione civile è il settore che dopo il trasporto sanitario impegna il maggior numero di mezzi e di volontari. In protezione civile l'ANPAS ha una propria struttura articolata a livello nazionale e regionale con una sala operativa ed è in grado di intervenire rapidamente con efficacia in Italia e all'estero, coordinando le proprie associazioni su allertamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in occasione di grandi calamità. All'interno del settore di protezione civile ci si avvale anche delle unità cinofile di soccorso per la ricerca di persone scomparse. L'ANPAS Piemonte fa parte del sistema di emergenza sanitaria 118 attraverso le sue pubbliche assistenze. La centrale operativa 118 risponde alla chiamata di soccorso del cittadino effettuando una valutazione che attribuisce un codice colore, quindi una priorità, una gravità di intervento. Di conseguenza viene mandato il mezzo più idoneo a svolgere il servizio. I mezzi sono autoambulanze di soccorso avanzato, quindi con volontari soccorritori, medico e infermiere, o ambulanze di soccorso di base con volontari soccorritori 118. Per ultimo può essere inviato l'elisoccorso
in base alla distanza del servizio o a difficoltà o trasporti particolari. ANPAS Piemonte non si occupa solo di emergenza territoriale 118, ma anche di servizi sociosanitari. Ad esempio, accompagnamento disabili, trasporto dializzati, accompagnamento per visite, esami e terapie. In questo tipo di servizio è importantissimo il rapporto umano che si instaura con il paziente, per questo vengono formati sulla relazione d'aiuto. Riteniamo importantissimo in quest'ultima fase l'attività di servizio civile, in quanto è un altro modo per preparare i cittadini all'attività di volontariato. A livello nazionale siamo il primo ente come numero di ragazzi al servizio civile, cioè oltre 2.000, pertanto riteniamo che questo sia comunque il nostro focus e sia l'attività che si debba proseguire all'interno della nostra associazione. Buongiorno, siamo Perla Allegri e Michele Miravalle dell'Associazione Antigone. Antigone è un'associazione che si occupa di giustizia penale, ha l'obiettivo di promuovere dibattiti sulla realtà carceraria e sensibilizzare la società alla realtà carcere. La filosofia della nostra associazione è quella per cui nessun luogo pubblico deve rimanere oscuro e il carcere non può assolutamente rimanere oscuro, perché un po' per definizione è l'emblema della separatezza dalla società civile. Tra le varie attività di Antigone c'è quella dell'osservatorio. Io e Michele siamo due osservatori e ci occupiamo di visitare le carceri. L'osservatorio è l'unico osservatorio indipendente italiano autorizzato dal Ministero della Giustizia a visitare i 205 istituti penitenziari italiani. Visitiamo carceri maschili, femminili e anche gli istituti minorili. Osserviamo le celle, il clima detentivo e quello che succede all'interno delle mura carcerarie. Da qualche anno a questa parte Antigone ha travalicato i confini nazionali. Infatti dal 2003 ha istituito un osservatorio europeo per le condizioni di detenzione che è diventato un settore di studio e di analisi comparata sulle politiche penal-penitenziarie di tutta Europa e mira quindi a garantire e a rafforzare quella che è la tutela delle persone ristrette nella libertà personale. Grazie all'attività dell'osservatorio Antigone ha anche sottolinea il fatto che un buon carcere che garantisca la sicurezza collettiva deriva soprattutto da buone leggi. È per questo che l'associazione Antigone si impegna da anni per la riforma del codice penale, che è un codice del 1930, un codice che risente della sua età e quindi va prontamente riformato, nel senso della garanzia dei diritti fondamentali e della sicurezza della società, e di un nuovo ordinamento penitenziario che proprio quest'anno compie 40 anni, un ordinamento penitenziario che il legislatore ha dichiarato di voler riformare, e quindi Antigone è all'interno di questo processo di riforma per portare tutta l'esperienza dell'osservatorio. Oltre a questo impegno c'è anche poi l'impegno in università con gli studenti, con coloro che saranno i futuri magistrati e avvocati di domani. In particolare in Piemonte ci impegniamo all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, nella Cattedra di Sociologia del Diritto, promuovendo una serie di progetti che aumentino la sensibilità di studenti e apprendisti giuristi rispetto a quella che è la realtà del carcere, una realtà che viene poco studiata e viene poco analizzata. Cito due progetti, i principali che abbiamo in collaborazione con l'Università: una clinica legale, cioè un nuovo modo di imparare il diritto e di scoprire che tra il diritto dei libri e il diritto nella realtà esistono profonde differenze in cui si nascondono spesso le più odiose violazioni dei diritti fondamentali, e altri progetti come quello del teatro in carcere con l'Associazione Teatro e Società di Claudio Montagna. Perché Antigone continui ad essere un osservatore critico e indipendente della realtà carceraria italiana, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Seguiteci sul nostro sito associazioneantigone.it, dove troverete tutte le informazioni su come associarvi e sull'aggiornamento rispetto alle nostre attività. Abbiamo bisogno dell'apporto di tutti i normali e liberi cittadini, non abbiamo bisogno soltanto di operatori del diritto, ma di tutti quei cittadini consapevoli che una miglior società passa attraverso un miglior carcere.